Nuova arma, nuova modalità a tempo, cambiamenti delle prestazioni nelle torrette e davvero tantissime tantissime cose in questa patch 6.31. Ve le svelerò praticamente tutte assieme anche alle nuove skin e la schermata finale della settimana 10 che uscirà giovedì. Quindi sotto con like, anzi sopra con i like, quindi lasciate un bel pollicione in su. Superiamo i 1000 like per questo video e andiamo subito a scoprire le prime novità. Io personalmente partirei con la nuova modalità rissa a squadre. In pratica ci saranno due squadre da 20 giocatori che dovranno scontrarsi una contro l'altra per arrivare a 100 kill totali. In pratica è un deathmatch a squadre in cui si rispawna in 5 secondi e quando si rispawna si avranno munizioni a caso e dei materiali a caso tra 120 di legna, 90 di pietra o 60 di metallo. Molto molto meglio rispetto al rispawnare senza niente addosso. Non ci sono armi comuni, solamente non comuni, quindi non comuni, rare, epiche e leggendarie. E ovviamente la prima squadra che raggiunge assieme le 100 kill vince. Davvero un'ottima modalità per finire le missioni settimanali, perché se si devono ancora fare determinate kill in questa modalità è ovviamente l'unica cosa che bisogna fare, quindi le si fa in maniera un po' più easy. Se ancora non mi segui su Instagram, vienimi assolutissimamente a seguire, perché devo arrivare a 10k su Instagram, ragazzi. Siamo 140 qui e manco 10k lì. Quindi dai, link in descrizione. E tanto vi porto cose nuove di Fortnite ogni giorno, nelle storie, nei post, meme e così via. Quindi mi raccomando, arriviamo a 10k anche su Instagram. Cioè ora lo devi fare e poi riprendi il video. Passiamo alla nuova arma, ragazzi. Il nuovo fucile a pompa, epico e leggendario. Sì, ok, hanno aggiunto un altro pompa. In realtà hanno molto cambiato anche il modo di sparare del pompa. Ora vi spiego perché. Il nuovo fucile a pompa avrà come danno massimo 105 o 110. È disponibile, vabbè, a terra, forzieri, consegne di rifornimenti, distributori automatici, praticamente ovunque. In realtà non c'è granché da dire riguardo questo nuovo fucile a pompa. È un normalissimo fucile a pompa, se non fosse, ragazzi, che hanno cambiato il modo di sparare di tutti i fucili a pompa. Infatti adesso tutti i colpi dei fucili pesanti adesso garantiranno un danno pari a 3 pallettoni a segno. Quindi ragazzi, anche se un solo pallettone andrà a segno, ve ne conterà almeno 3. Quindi hanno praticamente alzato il danno minimo fattibile con i fucili a pompa. Quindi non farete più il danno di 5, 6 o 7, perché il danno minimo adesso è di 3 pallettoni e dipende ovviamente dall'arma. Cioè se un pallettone fa 4, il danno minimo sarà 4, 8, 12. Quindi anche prendendolo proprio di striscio una persona farete come minimo 12 se il danno minimo è 4. Se il danno minimo è 10 farete come danno minimo 30. Mi sembra abbastanza ovvio e lineare come ragionamento. L'unica cosa è che i pallettoni bonus, quindi se ne prenderete con uno solo ma in testa, uno di quei pallettoni farà il danno critico, quindi il doppio, gli altri due no. Ma non è tutto, perché ci sono anche altre modifiche ai fucili a pompa. Infatti adesso il danno massimo del fucile a pompa è stato portato da 80 a 85, a 95, a 100. Quindi il fucile a pompa che prima faceva come massimo 85 adesso farà 100. Ma non è tutto, perché adesso hanno reso i fucili a pompa un po' più fucili a pompa, nel senso che più si avvicina il vostro nemico, più il fucile a pompa farà danni. Quindi il danno da distanza ravvicinata, quindi prima dei 5 metri, aumenterà esponenzialmente, a differenza di oltre 5 metri di distanza dal vostro avversario, in cui i danni si ridurranno drasticamente. Quindi farete molti molti meno danni se il vostro avversario sarà anche solo leggerissimamente più distante da voi. Quindi adesso dovrete pensarci un attimino di più se usare o meno il fucile a pompa. Dalla distanza ovviamente, cioè, perché da vicino è ovvio, è l'unica scelta che potrete fare. Non si potrà più trovare da terra la doppietta, e invece si potranno trovare le fialette nelle consegne di rifornimenti, quindi negli approvvigionamenti. Hanno nerfato malissimo la torretta montata, e ci sta come nerf. Adesso hanno migliorato l'hitbox praticamente, sarà più facile colpire chi si trova sulla torretta. Non si potrà più riparare la torretta, quindi adesso se vi distruggono la torretta, la distruggono, non potrete più ripararla. E hanno anche diminuito la generazione delle torrette, quindi adesso verranno generate meno torrette in giro per la mappa. Altri cambiamenti riguardano il rischieramento del deltaplano. Infatti dove si può rischiare il deltaplano hanno praticamente ridotto la velocità, quindi sarete più lenti.
quindi sarete anche più semplici da spottare e sparare, ma va bene. Hanno anche aggiunto una funzionalità, però per il momento solo da PC e Mac, che permette di posizionare un indicatore anche durante il gioco, quindi senza aprire la mappa. Quindi voi mentre correte potrete settare un pulsante che vi mette avanti a voi un indicatore, quindi potrete per esempio, mentre state sparando e il vostro compagno non sa dove sono i nemici, potrete piazzare un segnalino proprio avanti a voi sui nemici, praticamente, in modo tale che il vostro amico che si sta perdendo nell'oblio degli spari possa anche lui capire dove sono i nemici. Ma va bene così. Cosa molto importante riguardo la dinamite, infatti, adesso si può riprendere la dinamite ancora accesa, che non è ancora esplosa, e rilanciare a vostra volta. Quindi in pratica dinamite ancora con la miccia accesa lanciata dal vostro avversario, voi potete riprendere e lanciarla indietro al vostro avversario finché non esplode. Quindi una patata bollente praticamente. E hanno anche aumentato il raggio dell'esplosione. Infatti adesso se saltate non potete più evitare l'esplosione della dinamite. Infatti adesso arriva fino a dove arriva il vostro salto. Quindi se ce l'avete sotto i piedi, ciao, ciao vita, ciao. Per quanto riguarda invece la coppa pop-up alchimista, praticamente l'alchimista è colui che sperimenta. Infatti in questo torneo, in questa coppa, sperimenteranno varie modalità a tempo differenti per vedere se funzionano, se piacciono e se puoi metterle ufficialmente. Avremo per esempio un limite di materiali, 500 legno, 500 pietra, 500 metallo, ma con una velocità di raccolta dei materiali aumentata del 40%, quindi sarà più facile prendere materiali, ma avrete materiali comunque massimi limitati. Oppure si potrà guadagnare 50 di salute per ogni eliminazione. Oppure ragazzi, ci sarà il refolo di tempesta, ossia se siete delle brutte merde che camperano, praticamente perderete della vita, cioè ad ogni cerchio, anche se non siete nella tempesta, se non avete fatto kill, comunque siete in tutta la partita quelli che hanno fatto meno danni agli avversari, praticamente perderete della vita. Ad ogni cerchio perderete sempre più vita, a meno che voi non vi muoviate a fare delle kill, dei danni agli avversari. Sono delle meccaniche abbastanza carine, ma che potrebbero effettivamente non piacere alla community, e di conseguenza hanno deciso di testarle in queste modalità qui molto particolari. Per quanto riguarda gli aumenti di prestazioni, audio, social, grafica e animazione, vi lascio il link delle patch note in descrizione, quindi se siete curiosi di vedere proprio tutto, cioè voglio dire anche i miglioramenti delle prestazioni di streaming, ste cagate qui, che a livello del gioco non ci servono, vi lascio comunque il link in descrizione, ve le andate a leggere voi. Queste ragazzi che state vedendo sono le nuove skin. Abbiamo la skin maschile e femminile in stile diciamo autunnale invernale, che praticamente sarebbero due cecchini che si appostano lì. A me personalmente non piacciono tantissimo, magari a voi piacciono, nel caso scrivetelo qui sotto nei commenti. Bellissimo invece è il piccone, che sarebbe una lampada, e sarà bellissimo comprarla e andare in giro per la mappa, anche se sicuramente sarà luminosa questa lampada, ma vabbè, e spaccare tutto, anche rompere in faccia alla gente la lampada. Niente, una lampada come piccone ci sta un botto. Per quanto riguarda invece i balli o le emote, comunque sia, abbiamo il mimo, che praticamente far finta che ci sia un muro. Non so se ve la sto facendo vedere, perché non so se sono riuscito a scaricare il video, però stanno già in giro per il web, quindi nel caso potete andare a vedere, però sicuramente ve la sto facendo vedere perché sono un bravo youtuber. Poi abbiamo un emote di un sassofonista, che sarebbe praticamente, ve lo dico, così come quando c'era Dammi tu cosita, che era ripreso dal web. Sicuramente vuole imitare The Sax Guy, quello e vabbè, lo avete capito. E poi abbiamo un ballo, che non si imita a nulla, credo, che è un normalissimo ballo. E poi infine abbiamo il giudice, che praticamente voi quando l'attivate metterà un cartello con un determinato voto. Ci sta, ci può stare, insomma. Solo che non so se il voto si può scegliere casuale, perché se è casuale magari uccidete a uno e dopo gli date un voto alto. No, non va bene, perché era bocciato. Se è morto è stato bocciato. Come ultimo, ma non per importanza, abbiamo la schermata finale della settimana 10, dopo che la completerete fino in fondo, quindi facendo tutte quante le missioni. Ragazzi, in teoria, come indizio, credo
c'è quel G8H8, G9H9, che ragazzi dovrebbe essere praticamente un punto specifico della mappa. Io sono andato a vederlo, è praticamente tra la zona desertica e la zona non desertica, quindi magari è proprio in quella crocettina che proprio che si incrociano i due punti, quindi magari è lì, ma staremo magari a vedere dopo anche il web come interpreta questo messaggio. Cosa invece più importante di questa schermata è appunto la skin che era stata leakata, che poi avevano detto che l'avrebbero rimossa, che invece adesso c'è nella schermata finale, quindi probabilmente la ritroveremo nel negozio a breve. Quindi ragazzi, questo era tutto per questa patch note 6.31, quindi 1000 like, venitemi a seguire su Instagram, perché tra un po' a 10k vi faccio un contest da 30 euro. Ora non so se 3 da 10 o uno solo che ne becca 3000 V-Bucks. Non lo so, staremo a vedere. Se questo video vi è stato utile, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, che è stato ma tanto altro, e vi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!